noi vogliamo dare una risposta completa. Caivano, abbiamo bisogno di legalità, abbiamo bisogno di recupero di spirito civico, abbiamo bisogno di contrasto alla delinquenza organizzata, ma abbiamo bisogno anche di servizi sociali, di formazione, di lavoro, di cultura, di teatro, di musica. Abbiamo bisogno di dare ai giovani di Caivano una speranza per il futuro, un'occasione di socializzazione. Non possiamo a nostra volta creare depressione, no. Noi dobbiamo portare la vita, portare servizi sanitari, quello che stiamo facendo, riqualificazione urbanistica che sta facendo l'ACER, programmi di formazione e lavoro per i giovani disoccupati di Caivano, integrazione al reddito per quelli che danno vita ad azioni di autoimprenditorialità. Insomma, dobbiamo fare un intervento a 360 gradi, sapendo, per quello che riguarda la Campania, che Caivano è uno dei comuni, ma intanto nell'area nord di Napoli abbiamo già una quindicina di comuni che vanno curati e seguiti. Poi abbiamo ovviamente tante realtà nell'area metropolitana di Napoli, di Caserta, di Salerno, che richiedono un'analoga attenzione. Dunque, un bel programma. Credo che sarà un momento anche di gioia, di allegria, di socializzazione per i giovani di Caivano. Presidente, migranti e lavoro. La Premier Meloni ha fatto un esposto all'antimafia nominando la Campania come la regione che ha preoccupanti livelli di domande rispetto a quello che poi è la necessità. Quindi in qualche modo dicendo che c'è una possibile infiltrazione della criminalità organizzata. Voglio esprimere, lo dico subito, il mio pieno sostegno a questa luminosa iniziativa di trasparenza e di legalità del Presidente Meloni. Pieno sostegno. Credo che l'onorevole Meloni non sia stata informata per tempo che la competenza in questa materia è totalmente dello Stato e del Ministero dell'Interno. Avrebbe potuto fare un viaggio molto più breve anziché andare dal procuratore Melillo, andare dal prefetto, oggi ministro Piantedosi, che è il responsabile della cura, diciamo, dei flussi migratori insieme con le prefetture e le questure. Dunque la competenza è totalmente del governo e del Ministero dell'Interno. E tuttavia, in uno spirito di leale collaborazione, noi vogliamo comunicarvi questa mattina che noi ci autodenunciamo per la presenza abusiva del Vesuvio in Campania, che notoriamente è responsabile di reati ambientali per il fumo che mette in atmosfera. E ci autodenunciamo anche per la scoperta, diciamo, di centinaia di cadaveri a Pompei, dolosamente coperti da tonnellate di cenere e lapilli, ma chiaro segnale di una presenza di malvivenza diffusa nel territorio. Dunque noi sosterremo in tutti i modi questa vigorosa campagna per la legalità e la trasparenza dell'onorevole Meloni, così nessuno potrà più dire che non ci sia collaborazione istituzionale. Il governo lavora contro le liste d'attesa, nel frattempo dice di lavorare. Non ho capito niente. Il governo nel frattempo dice di lavorare contro le liste d'attesa negli ospedali. Bene, fino ad ora noi abbiamo avuto modo di apprendere di alcune frottole, no? Ricordate i 100 euro per le tredicesime, gli extra profitti, la riduzione delle accise per ridurre il prezzo della benzina. Nel frattempo ovviamente abbiamo la ZES che è paralizzata, che i fondi sviluppo e coesione sono paralizzati da un anno. Dunque abbiamo avuto modo di conoscere alcune frottole, diciamo alcune, potevamo dire con un linguaggio popolare, alcune palle. Questa delle liste di attesa è una mongolfiera, non è una palla. Qui non c'è un euro e non c'è nessuno che possa fare questo lavoro che viene annunciato. Non c'è altro da dire se non sperare che si concluda quanto prima possibile questa meravigliosa
effervescente, creativa campagna elettorale. Tornando sulla ancora. Questione dei migranti, lei nel merito, diciamo, della vicenda sollevata dalla Premier Meloni, che cosa pensa? Non ho una competenza specifica, le devo dire la verità, è una domanda che dovrebbe rivolgere al ministro Piantedosi o al prefetto, che hanno la competenza. Noi siamo chiamati in genere quando già sono arrivati per dare assistenza, per mettere a disposizione le nostre strutture sanitarie, per fare i controlli sanitari a quelli che arrivano, povera gente in larga misura, donne incinte, bambini abbandonati che noi accogliamo in modo particolare a Napoli in una struttura della Napoli 1 dove facciamo controlli sanitari ma anche accoglienze, ma lo facciamo in tutte le province della Campania. Questo è il nostro compito, la solidarietà e il controllo sanitario e l'accoglienza. I flussi sono competenza dello Stato. Intanto sempre Meloni, parlando di lei, ha parlato di un atteggiamento di bullismo da parte sua che nasconde un'insicurezza. Lei come risponderebbe alla Meloni che l'accusa di questo? Caro ragazzo, posso chiederle solo un commento sull'arrivo di Antonio Conte al Napoli? C'è l'ufficialità finalmente. Il Conte è giusto. Parliamo finalmente di cose di sostanza, ecco. Pure in questa campagna elettorale, nonostante la campagna elettorale. Beh, questa è una bella notizia. Ovviamente io metterei in guardia ovviamente anche la tifoseria, tutti quanti noi, ecco, non aspettiamoci miracoli domani mattina, insomma va ricostruito in qualche modo un percorso sportivo. Conte credo che sia la persona giusta, è un uomo di temperamento, è un combattente, poi è, almeno dal punto di vista della mia piccola filosofia sportiva, anche capace di fare il catenaccio, che a me piace molto, come sapete, ecco. Presidente, il calcio fantasioso, effervescente, olandese, bellissimo. Devo dire che da questo punto di vista il Napoli dello scorso campionato è stata una squadra fantastica, veramente a livello del miglior Brasile, dell'Olanda di Van Basten, però sono eccezioni. In genere nei campionati bisogna anche saper fare le trincee. Da questo punto di vista Conte mi pare attrezzato. Presidente, sulla ristrutturazione del Maradona, De Laurentiis ha speso sempre parole benevole nei suoi confronti, dicendo che l'università di la Regione Campania è stata sempre al fianco del calcio Napoli. Lei crede nella ristrutturazione del Maradona? Ma guardi, noi stiamo diventando davvero la regione che investe di più nello sport. Non c'è nessun'altra regione d'Italia che abbia investito ed investa tanto nello sport, dalle universiadi, mi ricordo 270 milioni, oltre 80 impianti sportivi ristrutturati, alle iniziative che facciamo per i giovani, per i ragazzi, per l'apertura del Collana, alla ristrutturazione di altri impianti sportivi. In occasione delle universiadi ovviamente ci è stata chiesta una mano dalla società del Napoli. Abbiamo investito allora quasi 35 milioni di euro per ristrutturare il San Paolo e tenete conto che quel lavoro che abbiamo fatto allora ha consentito anche di giocare partite della Champions a Napoli, altrimenti probabilmente non avremmo potuto giocarle. Quindi abbiamo dato, credo, un segno di attenzione al Napoli, alla società, per lo sforzo che ha fatto anche De Laurentiis. Noi siamo ovviamente pronti a dare una mano, sperando ovviamente che qualche ministro distratto si ricordi che le sentenze del TAR e le sentenze del Consiglio di Stato vanno rispettate, e diavolo, e quindi si sblocchino i fondi sviluppo e coesione, perché quei fondi bloccati contengono 100 milioni di euro per i campi flegrei e la viabilità di sicurezza nei campi flegrei,
500 milioni per i comuni per la viabilità, finanziamenti per completare impianti sportivi, finanziamenti per appaltare i lavori all'ospedale degli incurabili nel centro storico, tutta la programmazione culturale che riguarda 12.000 dipendenti nella regione Campania. Ecco, da un anno, mentre si fa la rincorsa a chi è immigrante, abbiamo 1 miliardo di euro che poteva tradursi in cantieri aperti e in lavoro realizzato. Ecco. Allora noi saremo vicini al mondo dello sport, augurandoci ovviamente che questo atteggiamento di totale irresponsabilità, oltre che di totale inefficienza di governo, sia rimosso e che arriviamo almeno nel mese di giugno a concludere l'accordo di coesione fra Campania e governo nazionale.